A Manerbio, Melissa Ambrosetti, lei ha fatto la grossa? Sì. Oggi sabato, com'è andata? Abbastanza bene, ho fatto due errorini, però va bene così. Monti il cavallo che hai sempre montato? No, questo era un cavallo che all'inizio montava mio padre e adesso invece ho iniziato a montare io. Come ti trovi? No, mi trovo bene, è un cavallo un po' grosso, diciamo, non molto adatto alla mia statura, però me la cavo, faccio un po' fatica con le braccia a tenerlo, però è normale fare fatica nei cavalli. Prossima settimana a Verona? Sì, la Coppa dei Giovani. Sei stata selezionata per cui sì, per la Valle d'Aosta. Della squadra della Valle d'Aosta. Dopo una bella trasferta all'estero. Sì, dopo partirò per il Belgio per 2 settimane, andrò a fare Oplavec, l'Oxio Junior e poi dopo un 2 stelle normale a Lier. Si ventila questa possibilità di andare, esatto, a lavorare con un cavaliere in Germania? Sì, speriamo, una bella opportunità per imparare. Papà non è tanto contento però. No, non è molto contento perché andrei via a lavorare per un bel po' di mesi. Non vuole che mi allontani più di tanto da casa, però bisogna fare così se si vuole arrivare un po' lontano nei cavalli. Certo. Monti altri cavalli oltre a questo che stai montando? Sì, beh, ho sempre le 2 pony, poi ho la solita Saura, quella con cui ho fatto tutte le gare Children, poi ho un altro cavallo di mio padre che montava lui, adesso ho preso io un cavallo italiano, e poi ho un tedesco sempre che era di mio papà e adesso ho sempre preso io, quindi gli ho rubato un po' i cavalli. Tuo fratello monta ancora oppure se l'ha no, smesso? Ha smesso. Che era meglio fare altro? Sì, lui va in go-kart. Molto meglio? Gli piace, se gli piace bene per lui. Certo. Senti Melissa, grazie mille e ci vedremo prima di tutto a Verona. Sicuro. Ci vediamo, magari in Belgio. Speriamo, dai. Ciao, grazie. Ciao.